illustra l'interrogazione 2312, che concerne la tutela e la promozione del Made in Italy agroalimentare. Prego, senatore Bergesio. Grazie, Presidente. La filiera del cibo italiano, signor Ministro, è l'unico settore economico che resiste in questa emergenza coronavirus, che ha fatto crollare comunque i fatturati di tutti gli altri comparti protagonisti del Made in Italy, soprattutto nel mondo. La filiera del cibo si evidenzia con 538 miliardi di fatturato, un valore agroalimentare molto forte, diventata la prima ricchezza del Paese. L'agroalimentare è una realtà allargata, sono 3,8 milioni gli occupati in questo settore, vale oggi il 25% del prodotto interno lordo, 740.000 aziende agricole, 70.000 aziende industriali strutturate, oltre 330.000 realtà della ristorazione, 230.000 punti vendita al dettaglio, i servizi e tutto l'indotto per quanto riguarda i trasporti. Una rete diffusa lungo tutto il territorio che viene quotidianamente rifornita dalle campagne italiane, dove stalle, serre e aziende continuano a produrre nonostante le difficoltà legate alla pandemia. E poi la filiera è protagonista nel mondo, la filiera agroalimentare, ha registrato una continua crescita. Nel 2019 44,6 miliardi di export di fatturato, come quasi due terzi del fatturato sono rivolti all'Unione Europea, soprattutto dove il principale sbocco è la Germania, il resto fuori dall'Unione Europea il principale sbocco sono gli Stati Uniti. Ma è notizia positiva proprio di questi giorni dell'export agroalimentare in Cina, oltre 500 milioni di euro nel 2020, con una crescita del 20,5%. Noi abbiamo un patrimonio straordinario, lo diceva anche lei prima, 305 specialità DOP, GP, STG, 415 vini DOC, 5.155 prodotti tradizionali regionali, 60.000 aziende agricole impegnate nel biologico. Ma un dato importantissimo è il primato nella sicurezza alimentare mondiale, col minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. Siamo i campioni anche della biodiversità. Tutto questo, signor Ministro, per due motivi sostanzialmente alla nostra interrogazione. Il primo, la difesa dell'Italian Sandy nel mondo. La contraffazione, che vale il doppio dell'export, 100 miliardi l'anno. Vogliamo sapere che iniziative intende intraprendere lei all'inizio di questo mandato così importante, che ha anche il nostro sostegno, e dall'altra parte l'etichettatura, no al Nutri-Score come è stato detto anche in precedenza, no al traffic light, no a quelle etichette che ingannano il consumatore, ma quelle che danno prestigio, forza e valore e contenuto al prodotto e soprattutto valorizzano la filiera. Grazie signor Ministro. Grazie, prego Ministro, ha possibilità di rispondere. Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti. Voglio iniziare però ringraziando tutta la filiera agroalimentare, perché in un anno di pandemia non ha mai fatto mancare il cibo ai nostri cittadini, con pur le mille difficoltà che ha dovuto subire. Non è vero che è un settore che non ha subito la crisi, anzi è stata una crisi probabilmente asimmetrica all'interno di quel settore, ma ci sono tante aziende, penso a tutta la filiera Horeca, che ha patito e sta patendo ancora molto per questa pandemia, e quindi non posso che ringraziare i nostri agricoltori, i nostri produttori e i nostri trasformatori che hanno dimostrato grande resilienza. Gli interroganti ovviamente sottopongono diverse questioni all'attenzione, alla mia attenzione. Sulla parte etichettatura, oggettivamente, avendo già risposto in altre interrogazioni, mi consento di richiamare le risposte che ho già dato, ma mi sembra evidente che il tema è conosciuto da tutti, da tutte le forze politiche e da quest'Aula. Per quanto invece attiene alle attività di controllo, io ritengo che sia giusto dare anche atto e merito all'Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari per il lavoro che fa quotidianamente. Il fenomeno del cosiddetto Italian Sanding o della falsificazione anche interna dei prodotti alimentari, io credo che l'esercizio di indicazioni falsamente evocative debba essere incredibilmente combattuto grazie proprio alle attività ispettive che il nostro ispettorato fa. I controlli vengono effettuati mediante sistemi informatici telematici e le capacità di innovazione dei nostri sistemi di controllo sono fondamentali per garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell'ispettorato, mentre nel corso delle ispezioni vengono prelevati campioni di prodotti controllati, sottoposti poi ad analisi chimico-fisiche e in alcuni casi anche organolettiche, utilizzando la propria rete di laboratori specializzati per diversi settori merceologici, la nostra rete di laboratori capillare.
in tutto il paese, tramite inoltre servizi di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea, vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri concernenti le irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura. Alcuni dati: nel 2020 l'Ispettorato ha gestito 127 segnalazioni, 88 delle quali su indicazione di altri Stati membri, 39 di iniziativa italiana. 11 segnalazioni hanno riguardato il piano di controllo dell'Unione Europea promosso dalla Commissione per contrastare pratiche illegali sulle vendite e sulle pubblicità online di prodotti alimentari con illeciti riferimenti alla prevenzione e alla cura del Covid. Per quanto riguarda il commercio via web, a livello internazionale sono stati siglati o sono comunque in corso di perfezionamento specifici protocolli d'intesa con le principali piattaforme commerciali online, rafforzando la tutela dei consumatori che si avvalgono delle suddette piattaforme e-commerce. In ragione della collaborazione avviata con le succitate piattaforme, nel 2020 sono stati avviati 1.079 interventi. Negli ultimi 5 anni di attività a tutela della produzione agroalimentare nazionale fuori dai confini e sul web sono stati trattati complessivamente 4.418 casi riguardanti prodotti DOP e IGP. Questo rappresenta un po' il quadro di ciò che l'Ispettorato fa, ed è fondamentale che l'Ispettorato sia nelle condizioni, e anche per questo la dotazione organica dovrà essere implementata, venga messo nelle condizioni di poter effettuare quelle verifiche, quei controlli, in parte sui prodotti che produciamo noi per monitorare la qualità e per capire che ciò che arriva sulla tavola dei cittadini sia esattamente quello che i produttori dichiarano, ma soprattutto per evitare quei fenomeni distorsivi della concorrenza, con le frodi da un lato e l'Italian Sounding dall'altro. È un tema sicuramente molto importante per il nostro Ministero, sarà mia cura supportare le attività ispettive, semplificando anche le procedure proprio per consentire all'Ispettorato di poter essere più efficace ed efficiente nei suoi interventi. Grazie. Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Bergesio. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Noi accogliamo favorevolmente il suo impegno a contrastare la diffusione di sistemi di etichettatura fuorvianti, a predisporre poi sistemi di tutela del Made in Italy. È necessario, signor Ministro, secondo noi, ripensare a un nuovo protagonismo dell'Italia in Europa per la difesa del Made in Italy, tutelando le eccellenze alimentari italiane dai continui tentativi di sopraffazione. Lei sa bene che l'equilibrio nutrizionale non si raggiunge con l'impiego di algoritmi, ma con il consumo appropriato di diversi cibi durante la giornata alimentare. A questo proposito mi permetta di stigmatizzare anche quello che è stato detto dal ministro della transizione ecologica Cingolani, che ha sostenuto che, tra virgolette, chi mangia troppa carne subisce impatti sulla salute. Noi crediamo che certe affermazioni, se non suffragate, non devono essere esternate e non sono assolutamente condivisibili. Vorrei segnalare che in Italia il consumo reale pro capite di carne è inferiore ai 100 grammi al giorno, raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Salute, anche grazie al perfetto equilibrio della nostra dieta. Una dieta che raccoglie il meglio del Made in Italy, grazie al quale l'Italia vanta oltre 15.000 ultracentenari e il record di longevità e qualità della vita. Pensare di addossare colpe e individuare responsabilità appare francamente incomprensibile, distante da quel percorso di governo unitario da noi auspicato, che preveda risorse certe, definite, in grado di sostenere l'agricoltura nell'applicazione del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è all'esame della Commissione Agricoltura. Facciamo bene, signor Ministro, ognuno la nostra parte, tutti gli attori dell'agroalimentare ne trarranno benefici. Io sono convinto che lei la pensa come noi. Facciamo squadra, prima gli agricoltori italiani sempre. Grazie signor Ministro, grazie Presidente. Grazie.